Provo anche a parlare in italiano. Credo ho diversi punti che sono punti che Michael e Irene hanno avanzato. Una è per parlare sull'Occupy Wall Street. Voglio dire, noi non siamo rappresentativi e anche non sono, per me non sono rappresentativi, comunque non sono nessun rappresentativi, ognuno parla per sua esperienza nel questo movimento. È una cosa importante questo, non per dire non c'è nessun leadership, sono anche una molteplicità del leaders, però io ho un po' dubbio per questo leader, anche rappresentativi, e credo questo è una debolezza e forza di questo movimento. Come possiamo sviluppare un movimento politico nel 21 secoli senza nomi grandi che come Lenin o qualcun altro? È nostro tempo richiesta questo tipo di movimento, credo. Parliamo per nostra esperienza. Non per tutto, noi non siamo grandi personaggi in questo movimento, però abbiamo visto il processo dell'assemblea all'inizio e questo è importante per portare piccoli pezzi da questa esperienza. Su questa domanda sugli altri paesi, è molto importante perché Giulio abbiamo organizzato un evento con diverse persone dal Grecia, da Spagna, anche noi abbiamo portato il nostro resoconto dal Tunisia, anche amici da Giappone parlano su Fukushima e questo per anche mantenere un rapporto di un altro luogo molto importante, non da speranza, no? Come Tunisia o Cairo, però allo stesso momento è centrale nel questo anno, no? Per capire anche il disastro che aspetta per tutti che non, if we don't act, no? Perché nostra comune, come natura e lavoro, che tu hai scritto un bel testo sull'apocalypse, due facce dell'apocalypse, no? Che aspetta per noi, il nostro comune vitale nelle cose naturali e anche tutti gli aspetti della nostra intellettualità, il nostro lavoro, anche un'altra parte del comune, è threatened, come si dice? Minacciata. Minacciata da questa logica economica, finanziaria, che porta tutti questi domande sul profitto avanti del tutto. No, anche dopo Fukushima, il gran ragione come possiamo ricominciare questo processo economico senza pensare, ripensare, no, come possiamo fare un modo diverso che non succede ancora negli altri paesi. Questo non è la logica del governo, perché anche le persone che governano sono governate da questa logica, e questo è importante, anche finanziari, anche presidenti, dictators, tutti. E questa è una sfida. All'inizio questa discussione è internazionale, non è solamente, anche attivisti nel New Yorkesi hanno pensato la stessa. Adesso forse per diverse ragioni anche il movimento è cresciuto, no? I punti sono più locali, però allo stesso tempo c'è tanti provi per fare interazioni con Cairo, con la gente anche in Italia, diversi posti, però ha difficoltà perché chi è rappresentativo che va a Cairo o fa discussione con le persone in Grecia quando non hai proprio leadership, no? E fa anche... è un momento anche importante per capire come possiamo organizzare processi
tra diversi luoghi, paesi, senza costituire proprio leaders, no, o rappresentativi.